Direttrice, in che modo i Musei Reali contribuiscono a questa iniziativa? Ma essenzialmente mettendo a disposizione uno degli spazi più incredibili del centro di Torino, che sono i Giardini Reali. Uno spazio abbastanza nuovo, perché sono stati chiusi per 10 anni per un cantiere di restauro, cantiere che non è ancora finito, ma insomma la straordinaria cornice dei giardini, che sono giardini molto architettonici, perché è l'unico punto di vista da cui si può percepire la continuità del sistema delle residenze reali. Ecco, mettendo a disposizione questo spazio da favola, crediamo di offrire alla città un servizio importante e anche nuovo, almeno nella sua dimensione scenografica. Questa apertura estiva è uno degli elementi che contribuiranno a rendere i musei reali sempre più accoglienti, sempre più aperti, sempre più disponibili all'ascolto anche dei bisogni della società in cui i musei sono inseriti. La Fondazione Piemonte dal Vivo ha un ruolo importante per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo in corti, giardini e residenze in Piemonte. Sì, siamo fra i coordinatori di questa iniziativa, che punta a mettere a sistema sostanzialmente tutto quello che accade attorno allo spettacolo dal vivo nelle dimore sabaude e nel circuito di delizie che sta attorno a Torino nella regione Piemonte. Cosa prevede il programma? Beh, il programma è un programma variegato che prevede dalla musica alla lavanderia a vapore con il Festival Flowers, una notte bianca dove ci sarà festival, teatro, danza e ancora musica fino al DJ set, e poi invece nelle corti reali di alcuni delle principali dimore sabaude del Piemonte, tra cui appunto dai giardini reali fino agli Estupinigi, ci saranno fiabe per i bambini, spettacoli per famiglie, i concerti musicali di classica nonché di pop, e quindi insomma un programma variegato che punta a raccontare un sistema che è quello delle dimore sabaude. Abbiamo un pubblico che è molto ampio, che ci aspettiamo raggiunga le dimore sabaude con l'idea di far conoscere dei luoghi attraverso la visione di spettacolo dal vivo, quindi incontro fra patrimonio storico-architettonico e spettacolo dal vivo. Quando inizieranno gli eventi, fino a quando andranno avanti? Gli eventi iniziano tra qualche settimana, si parte alla Lavanderia Vapore con il 17 giugno con una notte bianca dei festival piemontesi, e si finisce poi a settembre con le visite, due weekend ad Agli Estupinigi, dove ci sarà appunto un weekend di fiabe, musica e teatro. La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, cosa avete in programma? Dunque, noi intanto stiamo terminando la nostra attività nel Parco di Racconigi domenica 12 con le fiabe tratte dalle fiabe italiane di Calvino, dalle fiabe dei Grimm, dalle metamorfosi di Ovidio, con attori e gruppi musicali. Questa attività poi verrà portata anche ai Giardini Reali nel mese di luglio, dove ci saranno anche aperitivi in musica e concerti, anche concerti di grandi dimensioni, uno con l'orchestra della Rai. Quindi ci rivolgiamo al pubblico dei grandi, dei piccini, delle famiglie e dei giovani.